Dodò, Kwame con il sinistro, la palla che resta lì. Mamma il 2-0 della Fiorentina. Non ci siamo, non ci siamo. 13 minuti, 2-0 della Fiorentina. Abbiamo la testa al ponte, ragazzi. Che bambola, ragazzi. Dai, Caprari, 26esimo. Caprari entra in area di rigore, tutto pronto per l'ex Verona. Può calciare in porta, può metterla in mezzo. Caprari ancora lì. La palla per Colpani. Il gol del Monza. Calcio alle distanze, Andrea Colpani. Che numero però da parte di Caprari. Ha fatto tutto Caprari. Dribbling, entrato in area. Il pallone poi ha sbattuto su Colpani. Terzo gol in campionato per Andrea Colpani. Gol, è arrivato la prima fase dove Monza comunque si era reso già pericoloso negli spazi lasciati dalla Fiorentina. Continuavano a chiamarlo Dani, perché ti arriva il pallone e lui si è fatto anticipare. Vinkovic, che era uno impredicato di sostituire Skriniar all'Inter. Era uno che piaceva molto nel taccuino, no? Poi si è lasciato perdere. Ha rinnovato anche il contratto. Di là da rimoto va giù! Gol! E il pareggio del Monza! Ha segnato proprio lui! Dani, Monza Carvaglio! Al minuto 43! Il 2-2 del Monza. Gol stranissimo. Incredibile. Adesso ve lo spiegherò. Stranissimo. Purtroppo le telecamere di DAZN si sono perse il rilancio. Sappiamo da parte di chi sia stato l'assist. Abbiamo visto solo la fase finale. Dani, quando ha ricevuto il pallone, ha superato in uscita Terracciano, uscita pazzesca da parte di dal portiere. L'assist di Gregorio, il pallone ha rimbalzato, Martinez quarta che non è riuscito a contrastare, ma l'uscita di Terracciano, ragazzi, mamma mia, che lancio un po' improvvida comunque. A metà. Mamma mia, allora, che bello, no, momento perfetto. 2-2 incredibile. 2-2 incredibile. Silvio, momento perfetto. Allora si può battere l'angolo, no? Sì, Colpani in area di rigore sul palo. Eccolo! Il gol di Matteo Pessina! La ribaltata in Monza! Il triangolo del capitano! Incredibile! Ridami la sciarpa, corra! E lei che non funziona! Incredibile rimbo, partita folle, ma era prevedibile. No, gol annullato dal VAR. Mi spiace, non riesco a raccontarvi bene. Purtroppo abbiamo dei problemi con le inquadrature oggi. Non hanno comunicato. Forse aveva fischiato la fine già. No, annullato il gol. Annullato il gol. Vabbè. 2-2 sul calcio d'angolo. C'è un primo rimpallo. Poi la palla arriva sul secondo palo a Pessina. Che io stavo dicendo ha un controllo involontario di petto. Se la trova lì con la punta del piede, la mette dentro a due passi. Al VAR hanno visto evidentemente che il controllo non era col petto, come ho detto io, ma era col braccio. Pallone che viene sporcato, poi esce dall'area di rigore. Rovella per Capitan Pessina. A sinistra c'è Motta Carvaglio. Vai! Può fare qualcosa di buono andare in Motta Carvaglio. Si porta il pallone sul destro. Però possiamo calciare. Calcio di rigore per il Monza. Per il Monza. Non ci credo. Ha preso fallo stavolta Dani Motta, ha fatto una roba come 12 doppi passi consecutivi, si è incartato da solo sul pallone, poi l'ha ceduta dietro, ma è arrivato un calcio sulle sue caviglie, io credo. Pessina che calcia sotto la curva del Monza, sotto la curva Pieri, tutto pronto per la battuta di questo calcio di rigore, rincorsa molto lunga da parte di Capitan Pessina, va Pessina alla spiaggia, il 3-2 del Monza, la rimonta è completata al minuto 59, Monza 3, Fiorentina 2. Che rigorista Pessina. Rimessa laterale per la Fiorentina, va Terzic sul pallone, Italiano chiede anche a Milenkovic di andare a saltare in area di rigore, tutta la Fiorentina praticamente davanti a Di Gregorio, Duncan, il suo sinistro, buttiamo via quel pallone, ancora Fiorentina con Kwame, pallone sporcato da Carlos Augusto, la palla in area davanti a Di Gregorio, la parata di Di Gregorio. Grande, mamma mia, stai giù. È finita. Monza vince 3-2 e mette un altro mattoncino sulla salvezza, avvicinandosi alla parte centrale della classifica. Finita, la vediamo adesso la classifica, un'altra vittoria. Lasciamela. Un'altra vittoria, stai buono. Vieni, questa sciarpa, Puffi, questa sciarpa qua. Ferma qui così. Va bene, portala a casa e poi torna qua. La riportiamo la prossima volta.